There's only one road into Key West, but you won't believe where it can take you. Travel back in time to a city rich with history. Discover amazing artists and musicians. Taste seafood fresh off the boat, or just kick back and soak up the island vibe. For more about Key West, visit flakeys.com. Key West, close to perfect, far from normal. Perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. Detto da chi viene preso in giro perché non ha gatti per strada, poi... Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per avere altri argomenti di cui parlare durante il pranzo della domenica al di fuori del coronavirus. E che poi è la terza domenica di fila così, eh? Il nonno già preso in giro, papà pure... Lo zio è risultato positivo ed è in quarantena, quindi di che si parla? L'effetto virus sulle borse. Questo è Settimana Grezza. È drammatico. Questo è Settimana Grezza. È stata la peggiore giornata da dimenticare. Da dimenticare. Da dimenticare. Questo è Settimana Grezza. Da dimenticare. Questo è Settimana Grezza. Questo è Settimana Grezza. No, mamma, stasera niente topi vivi. Ti ho detto che quelli li mangiano i cinesi. Scusate, a tra poco. Per aiutarci oggi andiamo per portate, così da iniziare a fare un vero e proprio tutorial di come comportarvi durante il pranzo con i parenti. L'abbiamo sempre detto. Oh, una gioiosa domenica, gli uccellini cantano felici sotto una triste pioggia che pervade l'animo di malinconia e finalmente è ora di pranzo, il tanto ambito momento pieno di luoghi comuni, divisioni ideologiche. Ma che bello, finalmente si mangia. 10 portate. Antipasto, ma esotico. Il panico che si sta diffondendo nella comunità cinese, un panico non per l'epidemia, ma per la sicurezza, quindi perché in questi giorni si sono verificati delle aggressioni ai cinesi, residenti cinesi in Italia. Bene, a piatti in tavola ci siamo accorti che sotto sotto nel panorama internazionale non sono solo più i ristoranti cinesi ad essere considerati fonte di coronavirus, ma anche le pizzerie e i ristoranti da Gigi o da Antonio, confermando in fin dei conti che in anni di crescita e decrescita del PIL siamo rimasti sempre solo i soliti italiani. In questi giorni è scoppiata una polemica per un video comico satirico francese in cui un cuoco, chiaramente italiano, snaricciava, o come si dice, su una pizza, chiamando questa pizza pizza corona. Metà del mondo politico italiano, la metà di destra se dobbiamo essere più precisi, ha subito urlato allo scandalo, facendo sì che il video venisse rimosso dal programma satirico francese e da Canal Plus. Ed è vero, i francesi non sono così bravi con la satira e l'unico contatto che fino ad oggi noi italiani avevamo avuto con la satira dei cugini baghettari era stato principalmente nel 2015 con Charlie Hebdo, dove comunque eravamo più impegnati a scrivere Je suis Charlie piuttosto che accorgerci che in fin dei conti quel tipo di satira a noi ci ha sempre un po' fatto cagare. Nonostante questo, ripetiamolo, il video della pizza corona è stato eliminato. E grazie al cielo! Cioè, loro che prendono in giro un piatto nazionale italiano con un programma satirico è un po' come se un nostro politico si mettesse a dire che gli abitanti di una specifica nazione hanno pessime abitudini. Cosa? Ah. C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. Scusate, eravamo solo l'antipasto. Primi piatti. In base all'accordo Unione Europea-Turchia, la Grecia e la Guardia Costiera Turca erano obbligate a cooperare per gestire i flussi migratori, ma la decisione di Ankara di aprire le frontiere ha cambiato la situazione sul campo. Questo
questo pranzo sta andando che una bomba. E per questo iniziamo a smuovere gli animi parlando dei migranti siriani in Grecia. Già, nel corso della politica espansionistica turca, quella in direzione della Siria, Erdogan ha deciso di iniziare a velocizzare i suoi contratti con l'Europa, dando il via libera ai circa 4 milioni di profughi siriani per andare oltre i confini turchi, in direzione dei confini europei. Beh, se abbiamo passato un anno a lamentarci di come Salvini si comportava con le navi che sbarcavano nei porti italiani, c'è da dire che in Grecia la gestione della situazione è talmente tanto violenta e disumana che, se avessero messo al posto delle forze dell'ordine gli ultra della Lazio, probabilmente ci sarebbero state molte meno violenze sui migranti rispetto a quelle che ci sono ora. Ma grazie al cielo c'è il coronavirus che tiene l'attenzione sulla pizza corona. Secondi piatti. Lo porti sulla coscienza, mio nipote, perché tu sai sparare, hai la mira buona e se non volevi uccidere mio nipote, lo sparavi nelle gambe, non in testa e al torace. L'hai puntato per ucciderlo e questo la devi pagare con la giustizia, cara amore. Beh, è un caso che non influisce minimamente sul corso della storia sociopolitica italiana, però sta diventando un tema focus in questa settimana. A Napoli, nel corso di una rapina, un carabiniere non in servizio ha sparato e ucciso il rapinatore, che però aveva 15 anni. Ora, eliminando il giustizialismo di chi abbia colpa o meno, i parenti del baby rapinatore hanno organizzato un raid nell'ospedale, finendo per distruggere la sala d'aspetto. In tutto ciò, nella ricerca di consensi politici, la Meloni, appena arrivata la notizia, si è schierata dalla parte dei carabinieri, in piena linea con l'idea politica del suo partito, giustamente. Però come azione è stata abbastanza semplice, un po' come sparare sulla Croce Rossa o distruggere la sala d'aspetto di un ospedale. Dolce. Beh, dulcis in fundo. Abbiamo scoperto che negli Stati Uniti Sanders è un po' come il PD. Ne parlano tutti, si potrebbe anche essere vicini agli ideali, è simpatico, però poi nel momento del voto finisci per scegliere qualcun altro, con la differenza che per una volta in un paragone il PD ne esce vincitore. Perché in un qualche modo lui riesce a finire al governo, nei momenti peggiori. Infine, per il caffè, è di poche ore fa la notizia che le scuole e le università in Italia sono state chiuse fino al 15 marzo. Quindi riascoltate la puntata perché con molta probabilità i pranzi in famiglia per 2 settimane non saranno più solo la domenica. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.